A voi mi è venuta un'idea pazza? A noi sì. Mentre salivamo sul Monte Tambura tra le Alpi Apuane, percorrendo un tratto di via Vandelli, abbiamo deciso di volerla camminare tutta, da Modena a Massa. Per cui abbiamo riempito gli zaini e preso la nostra fidata amaca, prima di salire su un treno. Un giro veloce in città e poi, passata la notte in ostello, con il nostro primo timbro, siamo pronti ad iniziare la conquista al titolo di Duca della Vandella. Buongiorno! Siamo a Modena, in Piazza Roma, e partiamo per la prima tappa della nostra via Vandelli. Siamo di fronte al Palazzo Ducale di Modena e vediamo queste vasche che richiamano i canali, precisamente il Canal Grande. Modena è sempre stata storicamente una città ricca d'acqua e gli spostamenti per la città, sia per le merci che per le persone, una volta avvenivano appunto lungo questi canali che oggi sono rappresentati dalle vasche che troviamo qui in Piazza Roma. Il Duomo alle nostre spalle, la Torre della Ghirlandina qua dietro, sono patrimonio dell'umanità. Breve sosta per prendere il pranzo al mercato degli Albinelli e adesso stiamo circonnavigando l'arena romana. No, sì, questo palazzo che una volta era l'arena romana. Stiamo uscendo da Modena, siamo in periferia e camminiamo da poco, da una quarantina di minuti. Però la cosa che si fa notare subito qual è, Nick? Il caldo. Ah, io pensavo il peso dello zaino, però siamo lì. Ragazzi, approfittiamo di questo spot d'ombra per ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare il campanaccio delle notifiche, così sapete quando escono i nostri video. Abbiamo appena abbandonato la ciclabile Modena Vignola e ci stiamo immettendo nel percorso natura del torrente Tiepido, che seguiremo per un pezzo, proprio come fece l'ingegnere Domenico Vandelli nel 1739, quando costruì la sua mitica strada che collegava Modena a Massa. Per seguire questo percorso escursionistico un po' rivisitato rispetto al percorso originale ci siamo affidati a Giulio Ferrari. Non potete intraprendere questo percorso senza affidarvi a questa guida. C'è percorsi, posti dove dormire, dove fare rifornimento, e soprattutto lui è l'autore del sito La Via Vandelli, dove trovate le tracce GPX che stiamo utilizzando noi. Ovviamente in descrizione vi lasceremo, oltre al link per i nostri social, anche il link al sito e alle tracce GPX. Poi, oltre a tutto questo, c'è anche un gruppo su Facebook creato sempre da Giulio Ferrari che si chiama I Viandanti della Vandelli, dove potrete interagire con più di 10.000 persone che hanno intrapreso, che stanno intraprendendo o che vogliono intraprendere la via Vandelli, con informazioni, curiosità storiche e tutto quello che vi viene in mente. Si riparte perché in tutto questo abbiamo detto che noi Giulio Ferrari lo stiamo per incontrare, cioè stiamo alla fine della tappa a Torre Maina, ci aspetta Giulio Ferrari per fare due chiacchiere con noi, una piccola intervista e fare conoscere anche a voi la storia della mitica, come ha detto un viandante poco fa, via Vandelli. Siamo un pelo schiacciati dalla vita. Ci siamo seduti qua sul ciglio dello sterrato per mangiare, perché comunque 3 ore l'abbiamo fatte, 3 ore e mezza anche, adesso si mangia visto che è mezzogiorno, anticipiamo un pochettino e poi si riparte a camminare, altre 2 orette e mezza circa dovremmo essere arrivati. Sì, Nick, ci siamo. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. -6. Sì,
Sì, meno 6. Siamo arrivati a Torre Maina, dormiremo qua stanotte e adesso riflettiamo un attimo e poi arriverà l'ospite speciale. Esatto, stiamo aspettando che arrivi Giulio Ferrari, che ci racconterà un po' del suo lavoro attorno alla Via Vandelli, della Via Vandelli in generale, e magari ci darà qualche consiglio sulle prossime tappe, sulle tappe che vorrete affrontare voi nel caso in cui... Ah, una cosa importantissima, poi la ridirà sicuramente Giulio. Se voleste fare la Via Vandelli, nell'affrontare la prima tappa da Modena a Puglianello, Torre Maina che sia, non si incrocia acqua, seguendo il sentiero escursionistico ovviamente. Seguendo la strada si passa in mezzo ai paesi, ma seguendo il percorso escursionistico, quindi la traccia GPX, non si incrocia acqua. Quindi caricatevi d'acqua. Tanta, sì, da noi avevamo poi, 2 litri circa, sì, a testa, e comunque l'abbiamo sentita un po' di fatica. Esatto, sì. Ce la siamo centellinata. Quindi almeno 3 litri, esatto, sono portatemi. Ottimi. Sì. Allora, siamo qui, come vi abbiamo anticipato prima, con Giulio Ferrari, l'autore della fantastica guida per Terre di Mezzo sulla Via Vandelli. E è venuto qui per raccontarci un po' come nasce questa tua passione per la Via Vandelli, insomma, come... Perché hai deciso di dedicare così tanto tempo, che immagino che è quello che serva, per scrivere una guida, per segnare tutti i tracciati storici, e il percorso escursionistico, insomma, perché hai deciso di fare questo? Beh, io ho deciso di dedicarmi alla Via Vandelli perché sono nato sulla Via Vandelli. Quindi io sono nato in un paese poco fuori Modena, Montale, che sta sulla Via Vandelli, quindi per me la Via Vandelli è sempre stata la via di casa. E quando stavo per compiere 40 anni ho deciso che sarebbe stato un buon momento per percorrere tutta la Via Vandelli da Modena a Massa, dove arrivava, e ho scoperto che non c'era il tracciato, non c'era un tracciato definito in maniera tale che un camminatore potesse percorrerlo. Sì. E quindi ho passato qualche mese negli archivi, nell'archivio di Stato di Modena, biblioteche estense, a ricercare le fonti per poter ricostruire il tracciato storico. Poi ho messo a disposizione quello che avevo trovato online, quindi sul sito viavandelli.com. Nel 2021 è uscita la guida e da lì siamo passati dalle centinaia di camminatori alle migliaia. Quindi è stato per me un po' trasformare quello che era un luogo del cuore, un affetto che io ho per questa strada, in qualcosa da regalare alle altre persone. Certo, ora tu hai menzionato il luogo del cuore, quindi voglio subito dirlo adesso perché è importante, ci teniamo tutti, credo. Certo. Che la Via Vandelli è diciamo, in concorso, tra virgolette, nei luoghi del cuore del FAI, che tutti potete votare online, semmai lasciamo il link in descrizione, tanto trovate tutto lì se vi serve. Allora, la Via Vandelli tuttora è il secondo luogo più votato della Toscana e il primo dell'Emilia Romagna. E nella classifica nazionale adesso siamo appena fuori dai 15. È importante perché ora in tanti la vivono come cammino, ma secondo me il fatto che all'interno del panorama dei cammini italiani, che ce ne sono tanti, e secondo me è un bene, però un po' secondo me spicca per il fatto che non è solo un cammino che collega dei bei posti, è anche questo. Però chi cammina la Via Vandelli cammina una strada vera, settecentesca. E man mano che la camminerete inizierete a vedere, no? A riconoscere un pezzo di selciato, il nome Via Vandelli ancora presente nelle indicazioni, qualche antica locanda, e quindi secondo me è proprio una cosa che i viandanti apprezzano. Quindi secondo me manca una tabellatura, una segnatura fatta bene. Sarebbe bello avere anche dei pannelli informativi, storico-culturali. Sono le cose che servono per portare la Vandelli da 1000, 2000 o 3000 persone che ha adesso a diventare un cammino veramente nazionale. Importante, nazionale. Venendo un po' invece all'aspetto, diciamo, più escursionistico, più descrittivo anche, magari se potevi introdurre un pochettino proprio la Via Vandelli nella sua interezza e anche la preparazione che richiede, perché comunque è una via che ha bisogno chiaramente dell'impegno, quindi ha bisogno di una certa preparazione. Allora, la Via Vandelli, la prima cosa un po' particolare, ha due partenze: si può partire da Modena o da Sassuolo. Dice, come mai? Perché la Via Vandelli si chiama Via Vandelli perché è stata costruita da questo Domenico Vandelli, che nel 700 ha costruito questa grande strada ducale per i duchi estensi dalla capitale Modena fino allo sbocco al mare a Massa. E il palazzo La Reggia Estense a Modena, ma a Sassuolo i duchi avevano la residenza estiva, il grande palazzo estivo, palazzo ducale di Sassuolo, che è altrettanto bello di quello di Modena.
E quindi Domenico Vandelli, 10 anni dopo aver fatto la Modena Massa, costruisce anche la bretella da Sassuolo a Pavullo più o meno, per collegare, per permettere ai duchi di partire non solo dalla Reggia nella capitale, certo, ma anche, anche dalla residenza per arrivare al mare. Chi parte da Modena e segue il cammino sono circa 170 chilometri, chi lo fa da Sassuolo sono una ventina di chilometri in meno, e io l'ho divisa in 7 tappe, che sono secondo me diciamo il minimo per farla senza esagerare. C'è chi l'ha fatta in 2 settimane, quindi questo vuol dire anche dire che si trova, certo, da dormire, e questo è importante. C'è chi l'ha fatta in 4 giorni quasi correndo o 5, anche questo è un modo di viverla, certo. La preparazione poi viene di conseguenza, bisogna essere abituati a fare delle passeggiate, certo, lunghe, cioè bisogna aver già fatto delle passeggiate da 20 km, bisogna aver affrontato dei dislivelli impegnativi, perché il totale del dislivello è ben più di 5.000 metri quello che si fa, e ci sono alcune tappe come quella del passo della Tambura dove c'è un bel dislivello, sì, in salita grosso, certo. Anche le discese non sono da sottovalutare, sì, perché certo, la discesa da San Pellegrino Alpe è molto ripida, molto così ripida, come quella dalla Tambura. Secondo me è molto interessante anche della via Vandelli che ci sono questi luoghi ducali. La via Vandelli parte o dal palazzo ducale di Modena o di Sassuolo, si arriva a Pavullo dove c'è un altro palazzo ducale, si arriva a Castelnuovo di Garfagnana dove c'è la Rocca Estense, che era il sede del governatorato Estense, e poi si finisce a Massa col Palazzo Rosso, quindi c'è anche questa bella scansione. E secondo me un'altra cosa molto affascinante della Vandelli è che in un certo modo parti dalla pianura, attraversi 2 catene montuose, esatto, e arrivi al mare, sì, che insomma è una soddisfazione, arrivi, certo, al mare, Finisterre, Occidente dove tramonta, certo, il sole, esatto, sì, com'è? Sì. Molto, molto filosofico, esatto, sì, quindi sì, c'è, sì, modo di viverla in come, diverse, uno come uno, certo, come uno preferisce, sì. Hai qualche consiglio, qualche chicca nascosta? Questa forse è un'anticipazione interessante, c'è l'interesse per lavorare a un documentario su come è stata riscoperta, bello, la via Vandelli. Molto bello. Molto bello. Quindi legare un po' la storia della via Vandelli, di Domenico Vandelli, del Duca, a un po' la mia storia di come l'ho, bello, riscoperta, per raccontare la via Vandelli, il cammino e un po' anche l'avventura, no, di queste, certo, ricerche. Io per il proseguo del vostro cammino vi ho portato, grazie, la spilletta, grazie, della via Vandelli. Facciamo vedere, anche noi abbiamo uno scambio. Niente, direi che possiamo salutarci. Certo. Grazie per essere, grazie, venuto, mille, a trovarci. Grazie, in bocca al lupo. E soprattutto grazie, se posso dire, di tutto quello che hai fatto. Sì, per, cioè, probabilmente senza di te noi non saremmo qua, vero, a goderci questa esperienza. Vabbè, io appunto la soddisfazione è questa. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Siamo entrati dentro perché fuori ormai la luce è quasi inesistente, quindi almeno vi salutiamo da qua. Vi ringraziamo per aver visto questo primo episodio. Domenica prossima esce il secondo episodio della Via Vandelli, quindi sintonizzati. Se vi piace lasciate un mi piace, esatto, commentate, fateci sapere cosa ne pensate, se avete domande, se avete richieste di consigli, di delucidazioni. Top. E cosa più importante, iscrivetevi al canale attivando il campanaccio delle notifiche, così quando esce il secondo episodio della Via Vandelli voi lo saprete prima di tutti. Esatto. Alla prossima. Ciao.